Allora Filippo, stadio Artemio Franchi di Firenze, partita col Genoa, vittoria per 3-1, un finale un po' di sofferenza, infermeria piena, allora ce ne diverse cose da dire. Sì, diciamo la partita indubbiamente la Fiorentina è interpretata in maniera giusta, risultato strameritato, finale in difficoltà solo per un discorso di infortuni che ha visto, diciamo, la Fiorentina privata di 3 uomini importanti, l'ultimo quarto d'ora addirittura ha giocato in 10 uomini. Infermeria piena, gli impegni sono tanti, purtroppo, o forse per fortuna, le coppe ti portano via tante energie, però insomma, se la squadra vuole crescere le coppe le deve fare, quindi siamo tanti, abbiamo la possibilità di giocare tutti, speriamo bene per mercoledì. Il gol di Pazzini importante, già sentivo grosse critiche perché anche oggi ha avuto un paio di occasioni, non l'aveva sbagliata, aveva tirato bene, era stato incocciato dai difensori, ma sì, praticamente non gli stava girando molto bene perché anche sull'ultima azione prima del gol ha fatto un miracolo Scarpi, insomma non gli stava girando bene, però insomma Pazzini si muove, Pazzini lo vedo parecchio fonico, parecchio vivo e sicuramente il gol è un'iniezione di fiducia. Bene, mercoledì si ricomincia un'altra volta. Mercoledì si ricomincia un'altra volta, speriamo che l'infermeria possa svuotare in la maniera più rapida possibile. Partita difficile perché sicuramente il Napoli verrà da una sconfitta stasera con la Juve, perché questa penso sia una partita scritta. Prossime due partite penso per la Fiorentina molto difficili, sia mercoledì che con la Lazio sabato, loro verranno qua senza nulla da perdere. Speriamo bene. Va bene, salutiamo i nostri amici, alla prossima occasione. Alla prossima, ciao. Ciao.